Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Fa piacere a noi dare agli ascoltatori la possibilità di parlare con lei, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle e il Comune di Roma, le domande, il momento e poi le prospettive che non dobbiamo certo perdere di vista. Insomma, non bisogna giocare sempre in difesa, no? Perché non si può sempre lì a rispondere a attacchi quando sono attacchi, oppure a momenti che ci mettono in condizione di dover rispondere a delle domande dovute a quello che è successo negli ultimi giorni, ad iniziare dal bilancio, no? L'ultima è quella del bilancio che è stato bocciato. Ieri, parlando con Antonello Caporale, che avremo più tardi intorno alle 11, Antonello Caporale del Fatto Quotidiano ritiene che sia un vero e proprio sabotaggio. Allora ci dà un po' la sua visione delle cose riguardo a questo bilancio, all'importanza del bilancio e anche al motivo, se c'è, per cui non è stato redatto in maniera da poter essere promosso, insomma, in qualche maniera dall'OREF. Certo. Ci spieghi, Ferrara. Allora io partirei dicendo che le prospettive sono ancora tutte lì. Il Movimento 5 Stelle avanti, continua a lavorare. L'OREF ha dato un parere negativo, l'ha dato sulla base di alcune osservazioni che puntualmente ha fatto, ma ha anche riconosciuto comunque che il nostro bilancio sotto certi aspetti era positivo, perché comunque sul punto di vista della spesa andava comunque ad essere in qualche modo ben fatto. Dopodiché è chiaro che loro chiedono di più. Certo, il punto è che se ci stanno chiedendo, qualcuno sta provando a dire che il Movimento 5 Stelle deve mettere all'interno di questo bilancio la svendita di ATAC o la privatizzazione della CEA, questo non succederà mai. Non succederà mai perché il Movimento 5 Stelle ha un programma, delle linee programmatiche e vuole valorizzare queste aziende. Per cui proveremo a lavorare anche con loro per cercare di aggiustare lì dove alcune osservazioni potranno essere sicuramente riviste. C'è tutto il tempo per poterlo fare, perché di fatto siamo ancora in linea con i tempi, lo si potrà fare fino a febbraio, ma noi cercheremo di farlo proprio, stiamo facendo da subito. Domani è convocata la commissione bilancio per cercare di rimediare a questo passaggio. Di fatto, dopodiché, poi ho letto anche alcune interviste, l'intervista dell'assessore Mazzino di questa mattina sul Corriere della Sera, dove si parla comunque di un punto di vista da parte dell'OREF considerato l'intervento particolare, ecco, diciamolo così, una valutazione politica forse sì, è possibile questa cosa, ma comunque con loro dobbiamo lavorare, dobbiamo pensare ai cittadini, perché il bilancio è importante e dobbiamo portarlo a casa per dare servizi appunto ai cittadini romani. Beh, c'è il tempo fino al 28 di febbraio, no? Se non sbaglio, c'è tempo ancora un paio di mesi per lavorarci sopra. Assolutamente, fino al 28 c'è tempo, ma noi pensiamo di chiuderlo molto prima, per questo non c'è dubbio. I tempi ci sono tutti, siamo già al lavoro. Già l'ho appena detto prima, domani c'è la commissione che comincerà a valutare un attimino il discorso dei debiti fuori bilancio, che potrebbero essere utili a trovare spazi di finanza, che tra l'altro non sono i nostri debiti ma sono i debiti che ci hanno lasciato, questo fatemelo sottolineare, vecchie amministrazioni, per cui siamo al lavoro per la città, non è cambiato nulla, insomma abbiamo cominciato a lavorare tempo fa e stiamo continuando in questo momento. Senta, allora veniamo un po' ai punti su cui si lavora. Secondo lei, Ferrara, lei conosce la gente, no? Conosce il popolo, voglio dire, perché credo che sia la vostra priorità, insomma, il Movimento 5 Stelle nasce proprio per questo, per portare a decidere, a lavorare, a governare il popolo. Le priorità del popolo, quali sono? Le priorità dei romani, quali sono oggi secondo lei, secondo il Movimento 5 Stelle a Roma? Ma le priorità dei romani noi abbiamo messo all'interno del programma, perché abbiamo fatto una consultazione importante, sì, dove sono emersi dei punti programmatici importanti per la città, i trasporti. È chiaro, voglio dire, che poi anche se l'abbiamo fatto all'interno di un contenitore riguardante il Movimento 5 Stelle, che è il blog di Beppe Grillo. No, ma sono d'accordo, i trasporti ci siamo. Un senso di fatto poi comunque
rispecchia un po'. Ecco, fermiamoci qui, mi scusi. Sì, mi scusi Ferrari, no, ha detto già trasporti, chi è che dissente sui trasporti? Veniamo poi ai trasporti. Allora, quali sono i lavori in corso e i risultati raggiunti finora o quelli che si stanno per raggiungere sul fronte trasporti? Allora, sicuramente si sta lavorando grazie a Colomban, che è l'assessore comunque alle partecipate, al discorso di ATAF che va risanata. È importante comunque rimettere a posto i conti, lì c'è un disastro che ci hanno lasciato e comunque da lì bisogna partire, è chiaro. Dopodiché già l'assessore Meleo ha cominciato un percorso per dare una visione alla mobilità romana completamente diversa da quella di prima, più sostenibile. Di fatto si stanno potenziando comunque il parco degli autobus, sono stati acquistati nuovi autobus, si stanno cominciando a fare le preferenziali dove comunque i taxi e gli autobus potranno comunque accorciare i tempi di percorrenza. Si sta cercando comunque di interagire all'interno del tessuto delle riciclabili, che tra l'altro è molto importante. Già sono a progetto e in questo bilancio c'erano degli investimenti in funzione di questo. Si sta pensando comunque a cercare di disincentivare la macchina, perché comunque questa città è una città che può offrire sicuramente una rete di un servizio pubblico efficiente. Si sta pensando comunque a una serie di idee che comunque vanno verso la mobilità sostenibile. Prendere la macchina a Roma deve diventare scomodo, ma devi anche avere dei servizi adeguati che supportino comunque questo disagio, diciamo tra virgolette. È chiaro che dobbiamo in qualche modo, io lo dico sorridendo, costringere i romani a prendere i mezzi pubblici, ma però comprendiamo benissimo che per fare questo loro devono essere messi in condizione. Senta, allora le faccio qualche domanda degli ascoltatori sul tema trasporti, perché ci possiamo fermare per un attimo lì, Ferrara, e la ringrazio. Mi pare i trasporti e la mobilità, abbiamo già fatto un lavoro straordinario, direi già che abbiamo rivoluzionato il nostro mondo se incidiamo su questi punti. Un ascoltatore ci parla e ci dice: per ATAC impiegati e distaccati dai sindacati vadano sugli autobus a fare i biglietti e ATAC si risana da sola. Che ne pensa Ferrara? Ma penso che comunque la parentopoli l'abbiamo vista tutta. Oggi bisogna mettere in atto anche una riorganizzazione del personale che va in questo momento tutelato, perché voglio dire, al di là di questo fatto, oggi sono persone che hanno famiglia, lavorano e devono essere impiegate. Per cui una valorizzazione del personale sicuramente. Una ricollocazione, in questo caso magari cercando di andare comunque a potenziare il servizio, secondo me è auspicabile, ma credo che già stiamo andando in questa direzione. Allora, ma questa era Chiarbaro, diceva proprio salire sul, per esempio, questa storia dell'autobus e dei controlli è stata presa dall'assessore Meleo, no? Utilizzare il personale per controllare. Però ho pensato a questa famosa sperimentazione che sta già partendo, voglio dire, lo studio è partito, presto la faremo. Guardi che sarebbe veramente una rivoluzione se si facesse questo in tempi utili, e cioè dare veramente questa garanzia anche di sicurezza, non soltanto per il fatto che poi pagherebbero tutti, dovrebbero pagare, no? Perché c'è qualcuno che sta lì, ma darebbe anche la sicurezza di avere comunque una persona che sta dalla loro parte di sera, di notte, di giorno, in ogni momento, avere una persona a tutela dentro l'autobus oltre all'autista, naturalmente. Allora, assolutamente. E un altro ancora, le faccio qualche domanda Ferrara e poi passiamo avanti. Un altro dice: possiamo chiedere a Ferrara sulle strade, cosa pensate di fare per le strade che sono ridotte in pessimo stato? Paolo Ferrara. Sì. Qui dobbiamo fare una premessa, io devo farla perché comunque noi abbiamo trovato un comune non adeguato in questo senso. Qui per anni, e Magia Capitale l'ha dimostrato, non voglio tornare indietro né fare polemica, però ci diceva di fatto che comunque venivano fatti affidamenti diretti, gara di inviti dove partecipavano le stesse persone, per cui la qualità del servizio offerto era comunque bassa. Noi siamo entrati all'interno del Comune di Roma e quando siamo entrati ci siamo accorti che non c'era programmazione, ovvero le gare, quelle vere, quelle pubbliche, non erano avviate. Quando siamo andati a mettere le mani nei municipi, nella macchina amministrativa, ci siamo accorti perfino che non c'erano le persone in grado di farla questa gara. Per cui, per non ripercorrere gli errori del passato, perché noi non faremo e non abbiamo fatto affidamenti diretti, neanche non faremo gara di inviti come sono state fatte in precedenza, perlomeno per quello, con quelle modalità. Abbiamo dovuto comunque riorganizzare tutto, cioè trovare persone nei municipi da assegnare, lo stiamo facendo, adeguate, che siano in grado di fare
gare serie. Dopodiché, per fare queste gare serviva una programmazione. Per fare una mettere di una gara e mandare a bando un lavoro ci vogliono almeno 5-6 mesi. Questo lo abbiamo fatto e di fatti abbiamo messo risorse in questo bilancio in tutti i municipi per quello che riguarda il manto stradale. E a gennaio, a inizio dell'anno, partiranno finalmente i lavori che rimetteranno a posto le strade. Però noi, è vero che siamo probabilmente in ritardo e Roma ancora sta soffrendo in questo momento, ma se lo stiamo facendo è perché abbiamo invertito il motore in questa amministrazione verso la legalità. Questo va detto, la legalità ci porterà sicuramente servizi più adeguati e qualità più alta all'interno degli appalti e dei lavori che verranno fatti. Senta Ferrara, però sul fronte della legalità, intanto è chiaro, fine gennaio, quindi si può aspettare, e ci scrivono le persone muoiono con le moto, fate presto. Però rispetto anche alla legalità, il caso Marra è stato comunque sollevato dalla magistratura, non da voi stessi, come mai? No, certo, Marra è tanto comunque un dipendente, uno dei 23.000 dipendenti del Comune di Roma. Però detto questo, è chiaro che l'ha anche ammesso la nostra sindaca Virginia Raggi, è stato commesso un errore di valutazione, però di fatto già ieri è stata avviata una due diligence, una verifica di tutti gli atti che Marra comunque ha firmato per verificare se ci siano irregolarità. Per cui abbiamo preso subito riparo a questa cosa, l'errore c'è stato, l'abbiamo ammesso, voglio dire, il movimento va avanti con quei principi comunque di legalità. Virginia Raggi da noi è completamente supportata per questo. Senta, un'altra, arriva proprio adesso notizia, poi le faccio altre domande che le scrivono gli ascoltatori su altre priorità di Roma. Abbiamo in diretta il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Roma, quindi il presidente della maggioranza all'Assemblea Capitolina, che risponde alle domande degli ascoltatori al 39 37 93 93 93. Lo ringraziamo naturalmente di questo, della sua disponibilità. E c'è, arriva notizia, e vediamo che cosa ne pensa lei. Questo forse è già da ieri che girava, che circolava. C'è stato un esposto in procura contro la sindaca Raggi da parte del sindacato dei cronisti romani, dei giornalisti romani, che denunciano la chiusura della sala stampa, le fasulle, queste sono le parole che sono state utilizzate, le fasulle conferenze stampa senza possibilità di domande da parte dei giornalisti e le circolari bavaglio di censura preventiva diffuse all'interno dell'amministrazione comunale. Che risponde lei, Ferrara, ai cronisti romani? Guardi, io non voglio entrare assolutamente in polemica con i giornalisti, non lo farò in questo momento, ma quello che è successo è veramente in questi giorni di la vendetta. Cioè, l'apertura in prima pagina sui telegiornali, in prima serata del discorso del bilancio, è qualcosa che non era mai avvenuto in Italia. Anche era successo a Marino, era successo ad altre persone, sta succedendo in questo momento in altre città. Proprio stamattina leggevo di un'altra città che ha lo stesso problema. Per cui voglio dire, l'accanimento mediatico sulla sindaca di Roma in questo momento grida vendetta. Questo è un grido di dolore che lancio verso il giornalismo, dopodiché non farò polemica con loro, so che ci sono tante brave persone che lavorano bene, noi in tutti i modi cercheremo di supportarle, di essere comunque fornitori, diciamo, di notizie in modo che la cittadinanza sia informata, appunto. Va bene, quindi lei dice, e su questo possiamo essere d'accordo, e sulla mole di notizie e anche sulla priorità dato a questa storia del bilancio, che per quanto sia non è certo la notizia di un omicidio, no? Evidentemente, però, questo è anche il sintomo di un'attenzione molto forte che c'è su Roma, questo lo potete immaginare, proprio come anche come cittadino, come ormai esponente anche esponente di livello, insomma, del suo movimento, Ferrara, lo puoi immaginare che Roma deve essere, essendo capitale d'Italia, deve essere esempio, e quindi è naturale, anch'io lo ritengo esagerato lo spazio dato a questo problema del bilancio. Però non posso soltanto dire una cosa? Sì. Guardi, io credo che l'errore è stato commesso, l'abbiamo ammesso, l'ha ammesso la sindaca, ma noi siamo stati già di esempio. Quello che sta parlando è un consigliere comunale eletto con 500 euro di campagna elettorale.
per cui dire, questo i cittadini lo riconoscono, se va a vedere i sondaggi in questo momento è per questo che non scendono, ancora c'è fiducia in noi e noi ripagheremo questa fiducia nei prossimi anni. Allora ci scrive Marco, gli impiegati di ATAC lavorano quanto un autista, un macchinista, un verificatore, un operaio, ogni lavoratore onesto è stato assunto per la professionalità che possiede e soprattutto per la domanda di assunzione che ha presentato. I lavoratori onesti sono anche disposti a fare i verificatori a turno senza necessariamente abbandonare il lavoro che svolgono in ufficio, perché per avere il totale servizio internalizzato in ATAC c'è bisogno anche del nostro lavoro. Che ne pensa Ferrara? Scrive Marco. Ma assolutamente sì, noi siamo, cioè, il nostro movimento nasce per la partecipazione, insomma, e vuol dire che si ha vinto queste elezioni e comunque continua a essere un movimento dove comunque molte persone partecipano e si appassionano, proprio perché è un movimento aperto alla partecipazione, per cui noi riteniamo giusto quello che dice lui, assolutamente, dobbiamo trovare gli strumenti per poterlo fare. Non ho dubbio che questa cosa sta accadendo in questo momento, ma dovrà essere comunque potenziata, nel senso che dobbiamo essere in grado di fare interlocutori tutte le persone che comunque possono dare qualcosa per questa città. Io invito comunque a contattarci, a scriverci, io tramite la mia pagina Facebook ricevo tantissime di queste offerte e cerco di rispondere a tutti, cercando di trovare soluzioni e inglobare il più possibile chi ha competenze. Un'altra, la teniamo due minuti e la salutiamo. Poi Vincenzo scrive: sarebbe possibile far usufruire sull'autobus del wifi, perché le persone potrebbero essere incentivate ad usare il mezzo pubblico anche grazie a questo ulteriore servizio. Che ne pensa Ferrara? Ma assolutamente sì, oggi tutto deve essere connesso, oggi se vai allo stadio devi essere connesso dal momento in cui vai, perché se tu sei connesso al momento in cui stai andando allo stadio, passando appunto per i mezzi pubblici, per l'autobus, per la metropolitana, tu dai un valore aggiunto all'evento che stai per succedere, insomma, per cui crei mercato, crei posti di lavoro, crei opportunità. Non c'è dubbio che una città comunque come Roma, che è la capitale d'Italia e comunque la grande capitale europea, deve essere connessa, interconnessa tramite le nuove tecnologie a 360 gradi, assolutamente sì. Sarebbe una grande risorsa. Fabrizio scrive: lavori eseguiti a regola d'arte, caro Ferrara, chi sbaglia li dovrebbe rifare a sue spese, altrimenti tutti sono autorizzati a rubare i soldi pubblici. Rispetto alla manutenzione, controlli, evidentemente, certo, delle strade. Sì, assolutamente controlli sullo stato dei lavori da prima, per cui partendo dagli appalti di cui parlavo prima, per cui appalti che diano delle garanzie, appalti veri, non quelli che abbiamo visto prima, dopodiché i controlli durante i lavori e comunque all'interno delle convenzioni che si fanno, si firmano con le ditte, la possibilità di comunque di farsi rimborsare se poi questo lavoro non è stato portato a termine così come si doveva, per cui anche garanzie ulteriori in seguito al lavoro, su questo qui non c'è dubbio, su questo sì. Allora, siete d'accordo, è una linea che stiamo dando questo. Stiamo per salutarla, noi abbiamo l'occasione ormai a pochi giorni dal Natale di rivolgere attraverso lei naturalmente un augurio e qualche rassicurazione ai cittadini romani, Ferrara. A nome sì. Del Movimento 5 Stelle, della maggioranza del Comune di Roma. Faccio qualcosa di più perché sì. Mi sembra giusto, credo che comunque a nome di tutti, insomma, a nome del gruppo faccio gli auguri di Buon Natale, ma credo che questo valga per tutta l'amministrazione politica sì. Dell'Assemblea Capitolina, per cui li faccio anche all'opposizione naturalmente, li faccio anche a chi non ci ha votato per dire, insomma, per cui voglio dire faccio l'augurio di Buon Natale e sono sicuro che il prossimo anno ricomincerà l'insegna della speranza che non è mai finita in questa città, perché comunque il Movimento 5 Stelle è stato votato da 700.000 cittadini e noi dobbiamo dargli delle risposte, ce la stiamo mettendo tutta e credo che veramente che tolte le polemiche finalmente si possa scoprire quanto di bello c'è all'interno del lavoro che abbiamo fatto, per cui vi faccio un augurio di buon Natale a tutti, anche a voi naturalmente, e vi ringrazio di avermi invitato. Guardi, la prima cosa e chiudo sul serio, la prima cosa che succederà nel 2017, opera della maggioranza, opera di questa giunta, e che ci farà capire che il vento è cambiato, quale sarà Ferrara?
Io credo che la prima cosa che faremo è comunicare il buon lavoro che abbiamo fatto durante queste vacanze di Natale, perché noi lavoreremo a Natale, a gennaio, il primo dell'anno, per cercare di portare a casa questo bilancio, e il primo dell'anno lo comunicheremo ai cittadini facendogli vedere cosa abbiamo fatto, convocando subito i consigli per l'approvazione del bilancio e per cui la distribuzione di risorse sui municipi che sono importanti per loro. Buon Natale a Paolo Ferrara, grazie di essere stato con noi, buona giornata.